La nostra vita e la vita degli altri,
la vita del mondo, gettando in noi la speranza e la carità, infondendo in noi ogni virtù. E veramente il Signore ci dona la sua forza. Ma se questo lo sperimentiamo nella confessione, allo stesso tempo, se dopo la confessione e quindi con il pentimento dei nostri peccati, poi c'è un proposito fermo di camminare sulla strada del bene, camminando con Gesù, conosciamo sempre di più Gesù e diventiamo sempre suoi amici, sempre di più suoi amici, diventiamo veramente suoi fratelli, confamiliari con Lui, e veramente poi si sperimenta una gioia profonda dello Spirito, la gioia dei Santi, per cui anche nella prova, anche nella sofferenza si è nella letizia e si è capace di confortare gli altri, di dire parole nuove, non il chiacchiericcio del mondo, non la confusione, non le urla che tante volte noi sentiamo nelle nostre televisioni o nelle nostre strade o forse nelle nostre famiglie, ma parole di senso, parole che veramente hanno una forza interiore, la forza che viene da Dio.